Pace e bene e bentornati. Oggi, 16 luglio, ricordiamo la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ascoltiamo. La festa della Madonna del Carmine è strettamente legata al grande devoto della Vergine, San Simone Stock. Era questi un inglese che, attratto dalla devozione che i carmelitani professavano a Maria, volle entrare nel loro ordine. Accettato, chiese di vedere il Monte Carmelo e così visitò a piedi nudi tutti i luoghi sacri della Palestina, trattenendovisi per ben 6 anni. Una notte gli apparve la Vergine, che, consegnandogli uno scapolare, gli disse con dolcezza: «Figlio, prendi il segnale del mio amore». Rivolgendosi a coloro che indosseranno lo scapolare, Maria disse: «Avranno la mia protezione in vita, saranno da me aiutati in morte e dopo la morte li condurrò in cielo». San Simone, per soddisfare il desiderio della Regina del Cielo, con grande zelo propagò questa devozione che si estese rapidamente. Ecco, l'evento dell'apparizione di oggi di Maria ci dimostra ancora una volta quanto questa mamma sia vicina all'umanità e veramente quante se ne inventa, mi viene da dire, in maniera simpatica, proprio nel constatare quanto questa madre faccia un grande sforzo per avvicinare sempre di più l'umanità a Dio. Allora noi figli dobbiamo fare in modo che questi sforzi non siano sforzi perduti, ossia non siano gesti sprecati, gesti di amore sprecati. Queste sono grandissime carezze che Maria fa all'umanità e noi dobbiamo farci veramente portatori del suo messaggio e portare veramente sempre più persone alla conoscenza di Maria e del suo amore, perché questa madre ci sia sempre vicina e non ci abbandoni mai, e perché tanti, soprattutto i più abbandonati, possano sentire la presenza e la consolazione di questa madre. Santa Maria, prega per noi.